E poi c'è un'altra riflessione da fare dal punto di vista strettamente del prodotto. Queste piattaforme sono delle entità sovranazionali che quindi vanno alla ricerca e a produrre o acquistare un prodotto che vada bene naturalmente per centinaia di milioni di persone. E questo, per carità, legittimo e doveroso, lo fanno anche egregiamente, perché la qualità produttiva del prodotto sulle piattaforme è fantastica, è enorme, è assolutamente eccelsa. Però c'è un problema del prodotto identitario, perché è chiaro che pian piano, se si produrrà per le piattaforme e non per la sala, si andrà verso un prodotto più di entertainment. Non che abbiamo nulla contro il prodotto di entertainment, per carità, però noi siamo italiani, siamo in Italia, e quindi la nostra cultura, la nostra tradizione culturale, la nostra identità, la nostra storia, che il nostro cinema, che qualsiasi cinematografia nazionale racconta, a mio avviso deve essere tutelata e preservata. Quindi questo è un po' l'altro punto a cui tengo, e io penso che le funzioni culturali e sociali di un film sono e rimangono connesse alla sala. È una questione di tenuta identitaria del nostro paese contro, diciamo, dei contenuti proposti da aziende di dimensioni globali. Non è per forza una lotta, una guerra, per carità, però bisogna trovare il giusto mix. Terzo punto, i festival. Allora, qui forse sono impopolare, lo so, però noi dobbiamo partire da una domanda: a cosa serve un festival? Un festival, soprattutto quelli magari tipo Cannes, Venezia, che citavi tu, servono in qualche modo a promuovere dei film con certi contenuti particolari, di avvicinare il pubblico a un certo tipo di film, affinché questo pubblico, magari internazionale, possa vederli in sala. Il fatto che una piattaforma produca un film, magari adatta a un festival, con l'obiettivo di fare promozione di marchio, di questo parliamo, no? Che quindi non faccia uscire quel film in sala, anche se è di valore immenso, è il caso di Roma, un film meraviglioso che meritava tutto quello che ha avuto, però è un prodotto che quella piattaforma ha fatto ad hoc per arrivare a un obiettivo di promozione, di autopromozione, o perché credeva in quel film, in quel tipo di prodotto? Quante persone hanno visto Roma su Netflix fino alla fine? Perché è un film meraviglioso da vedere in sala, ma io ho provato a rivederlo, in televisione è faticoso. Quindi questo è il punto vero. Allora, se il festival viene usato come forma di promozione, o i premi vengono usati come forma di promozione, quindi di marketing, quindi è il contenitore che determina il contenuto e non viceversa, secondo me qualche pericolo in questo senso c'è. Spendere 50-60 milioni in promozione per vincere l'Oscar, che è legittimo, però è tanta roba. Io chiaramente non ho una verità assoluta su questo, è un'opinione. Però io penso che si possano trovare delle modalità, come dire, per mixare queste esigenze. Quindi nel nostro caso, tornando al nostro paese, l'identità italiana, la nostra cultura, il nostro racconto, con la possibilità di vedere questo prodotto nelle sue piattaforme, perché no, far sì che queste piattaforme non comprino a film finito, ma coproducano a priori, e quindi credano in quel film sfruttando la loro finestra di riferimento, ma tutelando la filiera e la sala. Questo credo che possa essere un bene anche per le piattaforme stesse. Grazie Paolo, grazie. E naturalmente in molti stanno ragionando e lavorando, no, proprio per trovare quello che io chiamo il punto d'equilibrio, no, fra le varie esigenze, fra un passato e un presente, molto molto importante, però anche un pezzo di futuro, perché poi sicuramente le piattaforme stanno anche modificando il modo di vedere, di consumare, di ragionare sulle immagini.